Eccoci qui, cari naviganti, per un nuovo video. Questa volta parleremo di Pauper. Come al solito abbiamo dedicato una sezione di queste chiacchierate anche su questo formato povero, che è sempre molto seguito e ha sempre molti appassionati che si interessano. Questa volta però non parliamo di mazzi, ma facciamo un ragionamento un po' più generalizzato su quello che è il contesto dopo Double Master 2022, come sempre in compagnia di Giuseppe del Diario di un Pauperista. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti. E partiamo con un tuo articolo sulla tua pagina del Diario di un Pauperista, dove parli un po' del contesto, perché quando sono uscite queste carte, alcune di queste in particolare, la gente si è spaventata, perché insomma non erano proprio delle carte poco potenti, almeno per il formato povero. Sì, decisamente. Alcune sono state carte un po' attese, desiderate negli anni, altre invece, come l'All Star del momento, Monastery Sweet Spear, assolutamente da un power clip assurdo per il Pau, perché molti non solo speravano di non dover mai affrontare, ma addirittura che si parlava di un ban preuscita in alcuni casi. Qui ovviamente sì, è eccessivo, però ma adesso arriviamo anche al focus delle singole carte e faremo anche un ragionamento, perché vogliamo in qualche modo far capire ai giocatori che, come sempre, esce qualcosa, ma uno può, ragionandoci, trovare una soluzione. Ma andiamo sul discorso del meta, perché lo trovo molto interessante. Chiaramente, allora, questa è una mia idea che mi sono fatto studiando il meta dalle varie piattaforme online, un po' andando nelle sezioni metagame di vari siti. Insomma, sono informazioni facilmente accessibili a tutti, niente di eccezionale o per quale serva particolare abilità di data mining o data analysis. Ritengo che il meta al momento sia in uno dei suoi stati migliori, nel senso che è molto healthy, è molto variegato, abbiamo continue posizioni alla top del meta che cambiano, shiftano a seconda del meta call, di quale mazzo è più presente in quello specifico meta e di quale no, però chiaramente notiamo un piccolo sbilanciamento nella color pie, avendo il rosso come uno, forse il colore più presente in assoluto, a quale segue a ruota il bianco. E questa cosa è strana se ci pensi, perché per anni abbiamo avuto il blu come top di gamma. Ma credo sia anche legato un po' proprio a questa situazione un po' particolare, per cui il rosso, con queste nuove staple che si sono avvicinate, ha acquisito potere, almeno nell'idea, nell'immaginifico dei giocatori, e quindi uno cosa fa? Cerca delle contromisure, ed è anche un po' quello che cercheremo di fare quest'oggi. Ma le contromisure, quindi banalmente life gain, che può essere una delle prime soluzioni a mazzi aggressivi, a mazzi a base rossa, è molto presente nel bianco, e quindi questa cosa, probabilmente questo dualismo, magari ha sbilanciato un po' la situazione. Però andiamo con ordine, anche perché c'è un altro aspetto che tu mi hai accennato prima di iniziare questa chiacchierata, che mi ha molto incuriosito, che riguarda proprio MTGO e nello specifico il reperimento delle carte per il Pauper in questa piattaforma online. Il che mi ha lasciato un po' stranito, perché dico, vabbè, se sono carte vecchie, cartacee, faccio fatica a trovarle dal mio LGS di riferimento, devo comprarle online, posso capire certi problemi tra virgolette, ma online proprio no. E quindi questa cosa mi ha fatto nascere subito una domanda. Sì, la questione è fuori dal mondo, perché se ci pensiamo, tra l'altro parliamo di ristampe, quindi carte che dovrebbero essere già ampiamente disponibili per la piattaforma digitale, che nonostante ciò invece risultano difficili da reperire. In realtà questo non è un caso particolare per Double Masters quanto per Commander Legends, perché le carte di Commander Legends sono state inserite solo tramite Treasure Chest, e quindi non tutte le carte sono disponibili e non sono tutte reperibili alla stessa maniera. Il che è anche strano, perché non è che c'è un problema di stampe, di distribuzione, di alta domanda, di alta richiesta. Cioè è un mercato. Io, per carità, non conosco MTGO, conosco Arena, ci ho giocato per un certo periodo, e lì c'era il problema della wild cards. Qui in realtà non c'è questa cosa, ci sono i TX, io potrei comprare, insomma,
come funziona? Ecco, magari parliamo un attimo di questa cosa per i meno avvezzi alla piattaforma, ma che possono essere interessati perché appunto Pauper è accessibile online solo su MTGO ufficialmente. Sì, se ti ricordi tempo addietro questo rappresentava una bella sfida, un vero e proprio problema per i pauperisti, perché andava proprio a scindere il formato in digitale e cartaceo, dove c'erano ban list differenti, reperibilità di carte dovute alla rarità differente, dove online avevamo alcune comuni che invece in cartaceo non esistevano e quant'altro. Da quando poi c'è stata l'unificazione del formato, questo problema è venuto meno, ma a quanto pare sono riusciti a crearne uno nuovo anche per l'online. Come dicevo, in buona sostanza è quindi un problema riuscire a comprarle queste carte, perché si parla di acquisto di singole in questo caso. Esattamente, perché alla fine i TX sono una moneta digitale, quindi... Sì, io diciamo mi rivolgo alla piattaforma, dico voglio comprare questa carta, quanto costa un TX, due TX, tre TX che è la valuta corrente della piattaforma, che a differenza invece di Arena che ti porta solo a sbustare, non esiste un mercato delle singole, ma solo la possibilità con le white cards, che tra l'altro recuperi solo sbustando, di ottenere una carta che desideri direttamente, qui tu potresti comprarla, però qui si parla di reperibilità. E quindi qui serve un chiarimento ulteriore. Sì. È di nuovo lo stesso problema che ci fu tempo addietro con Conspiracy Take the Crown. Quando Monarch fu inserita come meccanica, si andò a creare lo stesso identico problema, ovvero le carte e le ristampe che c'erano in quel set erano ovviamente disponibili perché ristampo, quindi già si potevano reperire, però tutte le carte nuove, quindi quelle con Monarch, furono inserite mesi e mesi dopo, e non tutte, ma solo una piccola parte di queste, perché in realtà probabilmente anche la meccanica Monarca nel suo insieme non è stata esplorata come si deve nel Pauper. E adesso abbiamo di nuovo lo stesso identico problema con Initiative e con tutte le carte introdotte in appunto Commander Legend. E quindi potrebbe darsi paradossalmente che il cartaceo magari possa, visto che ha più facilità di accesso alle comuni stampate nei set anche non standard, di avere disponibili delle meccaniche e poter sperimentare molto di più con l'online. Certamente, però qui viene meno il fattore tempo, nel senso che da casa si gioca comodamente, ti fai le leghe, le metti in pausa e le riprendi quando vuoi, invece col cartaceo sei costretto a recarti in negozio e presenziarlo poi per tutta la durata delle meccaniche. Chiaro, chiaro. Chiaramente. Sì, è una fruizione diversa. Sì, e oltretutto il testing, tra virgolette testing se possiamo chiamarlo, quindi giocare effettivamente un mazzo costruito da zero, magari con persone fisiche, devi organizzarti, devi trovarti, devi avere molto tempo, cioè l'online da questo punto di vista potrebbe aiutarti di più, però vengono meno le carte. Quindi diciamo, noi ci stiamo facendo un ragionamento, la cosa curiosa, su quello che è l'attuale contesto, al netto che Iniziativa potrebbe in qualche modo scombinare la situazione, qualora diventasse disponibile su MTGO, perché magari più player potrebbero provare quella meccanica, che per quello che sto vedendo sta facendo fatica anche nel cartaceo, ma ripeto, secondo me dipende molto dal tempo di elaborazione di certe meccaniche. A volte basta che un deck builder conosciuto, smaliziato, provi qualcosa, faccia un grosso torneo, vinca, e da lì tutti copiano, scoppiazzano, fanno rielaborazione di quel concetto, e alla fine una meccanica o un mazzo si diffonde molto più velocemente. Quindi è anche un po' questo che genera una certa, dico pigrizia, ma in realtà probabilmente più staticità su certe meccaniche nuove o certe carte nuove, perché sono più difficili. L'iniziativa ti porta a costruire qualcosa di diverso rispetto a prendo Monastery Sweet Fear, lo ficco in un mazzo mono rosso, sono sicuro che funziona, è molto chiaro quello che fa e i risultati li vedo subito, perché è evidente, è palese, cioè non ci va testing, studio del tutto il mazzo, limare magari eventuali meccaniche o altro. Lì è un discorso più facile. Certo, anche la curva di mana aiuta da questo punto di vista, e poi Monastery Sweet Spear è comunque una carta che è stata staple nei vari formati in cui è stata available per tutti questi anni, quindi è ben conosciuta e quant'altro. Dimmi. Diciamo, mentre Initiative è una meccanica molto particolare che richiede un certo ragionamento anche
al momento in cui la si sta utilizzando. E richiede anche una costruzione, una build del mazzo diversa da quella di Monarch, dove ti basta da impostare il Monarca e difenderlo per fare un vantaggio sovversivo. Certo, sì, lì devi proprio ragionare in un'ottica differente e non è detto neanche che sia così, tra virgolette, efficace rispetto a Monarca, che ovviamente ti dà vantaggio carte diretto, non devi fare tanti ragionamenti, lì devi combinare con l'avventura, devi un po' capire come poterla gestire, è più articolato. Adesso passiamo a parlare direttamente di queste carte di Double Must, o meglio, di quelle che a prima vista sembrano quelle più broken e, come dicevamo, parlare di contromisure. Comincerei con, vabbè, Monastery Whispering, la nostro monaco umano che ha rapidità, prodezza, che quindi tutte le volte che casto una carta non creatura aggiungerò un più uno su di essa, ed è 1-2 con rapidità. Quindi a un solo mana è tanta roba. Ed è ovviamente finito, immagino, spesso in giro nei nostri cari mazzi. Chiaramente, chiaramente, ma questa è una carta che è auto-inclusion in moltissimi dei mazzi ai quali prende parte. Pensiamo a Spari, una creatura con un body già esagerato, che sostanzialmente per il formato povero 1-2 per un mana è veramente ottimo. Con rapidità, quindi che ti dà la possibilità di attaccare quando l'avversario ancora non ha praticamente piazzato terre. È che dal secondo turno attacca con un'agilità incredibile, rendendosi anche facilmente una 3-4 e quindi schivando i fulmini avversari. È tanta tanta roba, auto-inclusion appunto, non serve pensarci. Sì, ma tra l'altro tutti pensano a botti, chiaramente, perché la densità delle spell porta a sfruttare prodezza molto di più. Ma non è solo lì, perché io l'ho anche intravista in King Fynx, che è tornato di nuovo Izzet, che ha avuto il suo momento di gloria, poi è stato nerfato da tutti gli ban che ci sono stati Nel nel Blue formato Concourse. tempo addietro. Ora era ritornato monorosso. Adesso sta cominciando di nuovo a venire fuori in varie forme, ma aggiungendo questa creatura che di fatto spinge tanto e quindi facilita l'idea che King Fynx portava con sé. Certo, perché va anche a sistemare quelli che sono i turni di setup del mazzo. Tu giochi questa creatura a turno 1, quando fondamentalmente il mazzo altrimenti non farebbe niente, e ti imposti un ottimo parante o un attaccante, a seconda se sei on the draw o on the play. E nei turni successivi, man mano che inizi a preparare il tuo board, a giocare il King Fiend, il Rovina Festival e quant'altro, lui può già rubare le prime vite che ti aiutano anche a vincere magari con una spell in meno o con un turno in più, qualora l'avversario abbia del gain life. E tra l'altro può anche prendersi l'editto al posto del bestione che poi ci serve realmente per chiudere la partita. Sì, fa anche da parafulmine e oltretutto va proprio a riempire, come giustamente dici tu, la curva, perché il problema di King Fynx era la sua curva iniziale, dove appunto aveva bisogno di un attimino di, passiamo il termine, carburare, perché ovviamente se io non ho una creatura che può sfruttare le spell, che quindi ha bisogno di costruirsi, magari poteva risultare un pochino lento e quindi si cercavano delle soluzioni di supporto. Questa carta è perfetta. Esatto. In altri contesti io non l'ho ancora vista, ma qui diciamo che quello che saggia di più il terreno sei tu. Ci sono altri mazzi che la stanno usando, la Monaco oltre al Barn, King Fynx, Izzet, diciamo così, in generale? Ho visto delle apparizioni un po' più timide, potremmo dire, nei Delver, nell'Izzet Delver, che se ci ricordiamo è stato un po' accantonato dal Vero of Secrets negli ultimi anni, nonostante abbia avuto una ristampa in tempi molto recenti e con un'arte anche nuova, però ovviamente aveva perso di potenza. Adesso, avendo anche invece la Sweet Spear, è possibile giocare anche of One Mind, e quindi un ulteriore motivo per giocare questi colori e fare vantaggio avendo un umano in più che va a triggerare quella carta. Certo. Anche mi sembra di averla vista in alcune versioni di Quixis Serpentine, dove va appunto a stabilizzare la curva nei primi turni, a strappare alcuni punti vita. E Possile potrebbe addirittura rimanere poi come effettivamente win condition, qualora non si riuscisse a castare la curva serpentina, perché ovviamente è quella che si attrae tutto late, visto che rende possibile scombare con Fling e quant'altro. Quindi la lancia rapida si muove bene in questo anche contesto. Certo.
Ad esempio, non l'ho vista in Ratcos Barn o in versioni in qualche modo splashate col nero, forse perché non c'è stato ancora magari tempo di provarla, o forse perché chi usa quel mazzo ha già un setup tale per cui non vede, non ha visto ancora al momento l'utilizzo di questa carta. Però ripeto, qui i vantaggi sono talmente evidenti che tutti quelli che hanno un buon pacchetto di spell e hanno bisogno di mettere al massimo 12 creature nel loro mazzo, un pensiero non ce lo fanno, sicuramente. Certamente, però in Rakdos Ora presenta un però, piccolo problema, se te ne posso parlare un attimo. sì, dimmi, dimmi Non pure. vede tantissimo gioco perché Rakdos gioca molte più sorcery di Botti o Kingfiend, il che rende più difficile ovviamente attaccare e farlo in risposta ai danni. E il secondo motivo è che effettivamente è poco sinergico poi con la submeccanica del mazzo, che è quella di Madness. Tutto qua. Sì, infatti, diciamo che entra meno perché prodezza viene attivata meno, ecco, questa era un po' la ratio di scelta di questa carta. Ora abbiamo detto tutte le cose buone di questa carta e tutti i possibili utilizzi, ma come possiamo contrastarla? Perché è qui che noi vogliamo fare un ragionamento in questo video, perché va bene lamentarsi, ma bisogna trovare delle soluzioni ed è quello il nostro intento, diciamo, da giocatori e da appassionati. Troviamo qualcosa per fermare questa monaca. Chiaramente, avendo delle statistiche che le permettono di crescere molto rapidamente, come dicevo prima, per lei è facile schivare le removal basate sui danni. Quindi le removal a base nera diventano il principale nemico di questa carta, se vogliamo. In secondo luogo troviamo carte come Snap, che vanno comunque a fare un vantaggio, perché stappano poi le terre e permettono anche di giocare un eventuale counter. Quindi, se abbiamo subito danni nei primi turni, alla seconda manche di questo scontro permettono di rimbalzarlo e poi evitano che la creatura torni nuovamente proprio grazie ai counter. E un'altra risposta importante, secondo me, soprattutto quando il mazzo rosso è on the draw, è Mana Spike, che per un mana rende facile counterarla e gestirla, dato che appunto ci permette di rispondere prima ancora che entri in campo e quindi che diventi un problema difficile da arginare. E certo, quindi abbiamo delle soluzioni, ma in realtà il Pauper è così vasto dal punto di vista delle spell e dei mazzi che uno può provare a settarsi, mettiamola così. E di fatto ricordiamo sempre il formato è pullula di removal più o meno efficaci, più o meno diciamo così aggressive nei confronti delle creature. Quindi sì, a turno uno può creare problemi, ma strumenti per poterla gestire ne abbiamo e soprattutto se si polarizza il meta verso mazzi che appunto puntano alla combat con questa creatura e poche altre, se uno appunto comincia a introdurre il nero, comincia. Oppure io faccio un altro esempio, penso ai mazzi come Orzhov che in qualche modo puntano a bloccare le creature con il Guildpact che di fatto diventa un muro per le carte monocolore, è chiaro che anche quella potrebbe essere una strada, diciamo così, di stoppare questa irruenza, almeno nelle fasi in cui questa carta poi diventerebbe ingestibile perché è troppo grossa, e intanto magari avere un piano life gain che in qualche modo mi può aiutare a tenere a bada questa gestione. Quindi, appunto, possibili soluzioni ci sono e il meta in questo momento lo sta anche dimostrando, perché come dicevi tu, l'altro colore che sta venendo fuori non è solo il rosso, ma anche il bianco. E parlando di bianco, perché giustamente i richiami non li facciamo a caso, parliamo di questo Milicia Bugler che poverino, tutti l'hanno un po' così poco considerato, ma in realtà secondo me ha tanto da dire per il formato povero. Intanto diciamo che è un soldato umano che costa 3, 2 generici e un bianco, ha Vigilance e dice che quando entra nel campo di battaglia guardo le prime 4 carte della mia libreria. Posso rivelare una creatura che ha forza, power 2 o less e posso metterla in mano e metto il resto nel fondo del mio grimorio, nell'ordine che voglio. Quindi di fatto ho in una creatura che è un 2-3, ricordiamolo, a costo 3, un strumento per scremarmi il mazzo con un ETB.
cosa non da poco, considerando quanto sono importanti gli ETB in Pauper. Esattamente, se pensiamo che nello stesso colore poi c'è Ephemery, ovviamente conosciuta per la sua affinità con Ardent Elementalist, il muro e quant'altro, però anche da sola è un'ottima carta che va ad avvantaggiarsi degli ETB che abbiamo, e qui abbiamo palesemente un fortissimo ETB che va a tutorare, lasciami passare il termine anche se poi non è un vero e proprio tutore, va a tutorare quasi tutte le migliori creature bianche e si abbina anche benissimo ad altri colori. Se lo giochiamo con il blu, penso ad esempio a Familiar, dove possiamo scenderlo anche con un mana in meno, va a prendere Aracorra Sneak o la Fedele del Dio Faraone, un altro famiglio, va a prendere quasi tutto Moon Drifter, i vari sì, Monarca, sì. Ha un'ampia scelta. Ha un'ampissima gamma. Io sono un giocatore di Flicker, quindi questa carta qua quando l'ho vista ho sgranato gli occhi così, finalmente si può montare una build Azorius senza piangere, anzi, perché ricordiamoci, Familiar e in generale i mazzi che giocano Flicker, Ephemerate o cose analoghe puntano a fare tanti ETB e reiterare gli ETB presenti, ma non solo, perché noi ricordiamoci che abbiamo Boros, che da questo punto di vista di cose ne fa tante, perché i vari falchetti, le varie carte che rimbalzano creature, anche lì abbondano. Sì, sì, infatti. Perché appunto va a prendere veramente una molteplicità di target incredibile e permette effettivamente poi di giocare mazzi Flicker con un po' più creature, un po' meno spell, perché tanto offre la possibilità di riprenderle proprio grazie all'elementalista o all'archeomante. E questo non è assolutamente da sottovalutare come aspetto. No. Considerando anche sta brillando particolarmente in mono white al momento, un mazzo che per anni era lì che provava ad ingranare, non riusciva mai a prendersi la posizione che gli spettava, ora grazie anche a questa aggiunta invece sta apparendo in diverse infatti top. Tu nella tua pagina su Facebook fai una bella disamina del nuovo White Winnie, e lui ovviamente è una star di questo mazzo, proprio perché va praticamente a prendere tutto quello che questo mazzo già conteneva di suo, quindi diciamo che va a risolvere un po' quello che era la mancanza del bianco, cioè uno strumento per andarsi a cercare carte in cima alla pila, possibilmente creature, perché questa di solito era una cosa ad appannaggio del verde e di tutto quello che portava con sé. Esattamente. Ma questa carta, qui contrastare una carta del genere non è neanche così facile, perché ha meno di counter, o sbaglio? Esattamente, la cosa che rende davvero difficile contrastare questa carta è proprio quello, essendo un ETB, una volta che entra non puoi più rispondere. Certo, la uccidi, la rimuovi, però ormai il danno è fatto, perché ha già scremato migliorando la pescata, aggiungendo una carta alla mano, ha già fatto tutto quello che si deve fare. Fortunatamente è una carta che da un certo punto di vista si limita da sola, nel senso che quello che è il suo punto di forza è anche la sua debolezza, cioè richiede un environment tale da poter sfruttare il suo ETB nel migliore dei modi, e quindi sarà un mazzo già ricco di creature quello che lo andrà a giocare. Di conseguenza i nostri counter usati su di lei varranno qualcosina in più. L'unico vero modo però per gestirla al meglio sono proprio i counter. Sì, anche perché appunto, a differenza di altri contesti, qui l'ETB, ed è anche uno dei motivi perché in Pauper si usano tante meccaniche che sfruttano gli ETB, una volta superato il cast, il danno è fatto e il vantaggio c'è. Certo, essendo un 2-3, non diciamo così per i suoi 3 mana, ripeto, è autoconsistente, in un determinato contesto funziona, al di fuori di quello è un banale 2-3 con Vigilance che fa quel che può e non altro, quindi diciamo che da questo punto di vista più che carta problematica in questo caso è una carta che potrebbe spingere a fare deck building sulla base bianca e magari rivedere alcuni mazzi che hanno il bianco come colore e sfruttano gli ETB, ma non è così sicuramente broken da rovinare il meta nella sua funzionalità. Certo è che spinge su un colore che era un po' in sordina, a parte alcune eccezioni. Cambiando completamente colore e contesto, parliamo invece di una carta che secondo me ha spaventato più di una persona, proprio perché va a rinforzare una meccanica, Might of Old Krosa parliamo, va a rinforzare potenzialmente Infect, che è sempre stata una bestia nera
del Pauper, tutti ne hanno un sacco di paura. In realtà non è mai diventato un tire del formato, perché cioè muore da solo, mettiamola così. Sì. Ma questa carta potrebbe, adesso la leggo in italiano perché ha un wording un po' particolare, per non sbagliarmi. Comunque è un istantaneo a un costo di un verde e dice che una creatura bersaglio prende +2/+2 fino alla fine del turno. Se hai giocato questa magia durante la tua fase principale, quella creatura prende invece +4/+4 fino alla fine del turno. Che vuol dire? Vuol dire che questo simpatico amicone, quando lo abbiniamo a tutte le nostre creature infettanti, possibilmente verdi o blu, visto che, o in colore, visto che sono le carte più papabili nel Pauper per gestire un mazzo a base infect, gli dà un bel boost, perché +4/+4 è tanta roba con 10 punti da infettare. Esatto, giocare contro infect è sempre stato, come posso dire, il terrore di molti player, proprio perché è unfair da questo punto di vista. Il giocatore di infect gioca con 20 punti vita, tu giochi con 10 e non puoi neanche curarti. È un boss, sì, quindi... di +4 per un costo così irrisorio non si vedeva dai tempi di Vigor, che infatti fu bannata agli arbori del formato proprio per contenere infect, che all'epoca spopolava. Purtroppo il mazzo poi da allora non si è più rialzato, ovviamente di quando in quando vince, ma non è riuscito, come dicevi, a diventare uno dei tagli. Ma manca di consistenza, è basato sulla combat, ci sono mille trucchetti per riuscire in qualche modo a gestire la questione. È chiaro che un pump effect in più a umana potrebbe, ma almeno io da quel poco visto online e dai tornei che sono usciti in queste ultime settimane non ho visto grandi cavalcate da questo punto di vista. Magari è solo perché è una fase interlocutoria, non si è ancora riusciti a capire bene come poterne venire fuori. Mono verde in questo momento non sembra aver sfondato. No, assolutamente. Io personalmente sono dell'idea, ed avendo studiato un po' il meta, credo di aver rafforzato questa mia visione, che Infect non diventerà ingestibile, di sicuro non nel prossimo futuro, a meno che non vedremo altre uscite paragonabili a Might of Folklore che vadano ad infoltire il suo arsenale. Sicuramente però è una carta molto interessante, che per i giocatori del mazzo va tenuta d'occhio e rende il mazzo una scelta meta call molto più sensata di prima. Tant'è che a ridosso dell'uscita di Might of Folklore come comune al Pauper Player of the Year, il vincitore è stato proprio Mono Green Infect, il che ci dà da pensare. La cosa divertente è che non giocava Might of Folklore. Quindi alla fine, ma perché in realtà il mazzo in sé, se diciamo così, è un po' come alcuni, come elfi, come questi mazzi qua che ogni tanto fanno un risultato, entrano, escono dalle top. Lì c'è molto bisogno di, cioè c'è bisogno di un giocatore, di un contesto di gioco, di un meta che in quel momento permetta una certa situazione, una serie di eventi concatenati che ne permettano l'uscita. Io credo che forse, chissà, dominare United, il ritorno del diciamo delle minacce di Pyrexia, prima o poi potrebbe far uscire fuori qualche nuova staple che possa in qualche modo cambiare le cose. Al momento direi che possiamo dormire sonni tranquilli, non saremo invasi dagli infettanti e non moriremo tutti di infect, però è sicuramente da tenere sotto osservazione la situazione e magari, chissà, qualcuno non è ancora riuscito a elaborare la lista ideale per incastrare questa carta insieme alle altre 59 o 52 o 56 che possono essere a seconda dei casi. Passiamo all'ultima carta che vogliamo un po' analizzare, che in realtà, nonostante tutto, nonostante le sue grandi capacità, non sta vedendo molto gioco, che è It's a Charm. It's a Charm, carta che ovviamente anche qui fa mille cose. Ne cerco una versione in italiano, se c'è, per riuscire a non impampinarmi a leggere tutte le casistiche, ma credo che non sia mai uscita in italiano. Ah, no, invece c'è, sì, stata, sì, c'è la Deal Kit che ne ha fatto uscire un italiano, ed è un istantaneo a costo un blu e un rosso, con scegli uno tra neutralizza una magia non creatura bersaglio a meno che il suo controllore non paghi due mana generici,
il talismano di Izzet infligge due danni a una creatura avversaria, oppure peschi due carte e poi scarti due carte. Insomma, una macchinetta che fa il caffè, ma che sta stentando a trovare una sua dimensione. In un certo senso potremmo dire che è bella ma non balla, nel senso che è un coltellino svizzero con una miriade di effetti utili e giocati nel formato, che però non si sta vedendo, il che è paradossale. Oddio, non si sta vedendo non è neanche vero, però nonostante tutto FireEyes continua a vedere più gioco nonostante sia molto meno versatile di Zecharm, è il che è un po' fuori di testa. L'unica lista dove si sta veramente affermando e sta diventando parte del core è Serpentine Curve, perché ovviamente lì va a fare tutto ciò che il mazzo vuole, riempie il cimitero, ci setta un counter per permetterci di scombare quando è il momento giusto, oppure fa da removal su magari proprio una Sweet Spear troppo pericolosa. Esatto, un parante, qualcosa che rompa le scatole, insomma. È versatile, ma diciamo che quello, essendo un'impostazione un po' più control centrica come logica, è chiaro che una carta versatile che fa più effetti in una sola carta, che ricordiamo è instant, non dimentichiamoci che questa carta qua è un instant, e insomma può venir comodo quando soprattutto hai un mazzo che ha già pochi slot disponibili da poter cambiare, e questa carta potrebbe esserti utile. Forse il fatto di avere due mana specifici nel costo di cast fa un po', diciamo così, storcere il naso magari a qualcuno e la trova meno appetibile. Io onestamente, dovessi giocare Izzet e non avessi, diciamo così, l'idea di avere troppi costi generici, troppi, diciamo, troppe terre che non mi danno mana specifico, magari la inserirei. Però ripeto, qua secondo me è anche una questione di doverla testare questa carta, cioè questa è una carta che va un po' capita, un po' contestualizzata, forse un po' più difficile da utilizzare e da un po' incastrare in un contesto che magari è già consolidato. Uno dice sì, ma rischio di cambiare il mio setup per una carta che magari non mi è sempre efficace, insomma si fanno dei ragionamenti magari, e a volte si preferisce non andare sulla strada nuova restando su quella vecchia. Mi trovi molto d'accordo su questo, nel senso che credo anch'io che ci sia un approccio molto cauto nei confronti di questa carta, perché sì, è vero, bellissima, versatile, tutto quello che vuoi, però proprio Izzet, per esempio, nella versione Fatine gioca poche terre doppie, poche fonti di mana rosso, perché gli servono solo per spell monocolore, quindi richiederebbe un po' di setup, e quindi anche solo testarla talvolta può spaventare, per così dire. Sì, più che altro bilanciare tutto, perché quando tu hai un mazzo che ormai gira come un orologio svizzero e mesi che gira sempre nello stesso modo, non ha avuto cambiamenti sostanziali, lo conosci come le tue tasche, lo sai di perfettamente, ti arrischi a provare una carta così? Ci pensi, ecco, ci ragioni su e dici ma non ne vale la pena, a meno che. Qui bisognerebbe appunto, magari chissà, vedere se Izzet potrebbe magari in futuro con nuovi set sfornare qualcosa di più appetibile per una carta di questo tipo e magari trovarla più interessante in seguito. Per adesso una, appunto, carta bella ma anche no, rimane lì nei raccoglitori e chissà. Direi che abbiamo fatto un discreto giro del tavolo e delle considerazioni. Direi però che possiamo dire con discreta tranquillità che il meta non è messo così male nonostante tutto, e quindi possiamo dormire sonni tranquilli. Dal mio punto di vista sì, sicuramente non ci sono stati in queste settimane scossoni particolari. L'unico vero mazzo da tenere sotto controllo, poiché nuovo, poiché effettivamente presenta tanto margine di sperimentazione, è Cogate, come è stato ribattezzato in onore del vecchio Coblade che c'era in standard. E per il resto però penso che il meta sia abbastanza stabile, abbastanza variegato e soprattutto divertente al momento. Un ottimo momento per giocare Pauper. Ma questo è molto interessante. Magari di questo Cogate ne parleremo in un'altra chiacchierata, in un altro Pauper Lab. Io vi ringrazio di averci seguito fino a qui. Ringrazio come sempre Giuseppe del Diario del Pauperista, che vi consiglio di andare a cercare su Facebook, perché ha sempre un sacco di materiale, di cose interessanti da raccontare su il formato povero.
noi ci rivediamo qui come sempre su Underground Sea per futuri video per i Pauper e non solo. Alla prossima!